Certo, è caduto in basso da Harvard a Grotta Ferrata Luigi Di Maio. Buonasera a tutti. Con questa battuta ti sei giocato tutti i voti di Grotta Ferrata. Grazie di essere qui, un grazie a tutti quelli che sono dietro di me, che immagino siano tutti candidati nella nostra lista per Grotta Ferrata, candidato sindaco. Tutte le cose che vi hanno detto e che metteranno in questo programma elettorale che tenterà di cambiare questa città, noi le abbiamo già fatte in altri comuni. Voi avete una dimensione molto simile come comune a tanti comuni che governiamo in Italia anche da 3 o 4 anni. E dove potete verificare voi stessi, nei 37 comuni che governiamo, soprattutto quelli che governiamo da almeno 3 anni, come si sia realizzato un programma elettorale per step, con progettazione e pianificazione, con gare d'appalto e non affidamenti diretti, con nomine che vengono fatte nella maniera più trasparente possibile e con un unico obiettivo, quello di gestire in maniera responsabile i vostri soldi. Ogni anno entrano nelle casse dei comuni, dei sindaci italiani, i soldi delle vostre tasse. Come escono è il nostro principale problema. Che fine facciano i soldi che entrano nelle casse del comune è la nostra principale preoccupazione. E la prima cosa che fa un sindaco, come il sindaco di Marino o come il sindaco di Genzano, o come farà magari il vostro sindaco, questo lo deciderete voi, se vorrete eleggere un sindaco del Movimento 5 Stelle, la prima cosa che facciamo è andare ad aprire i bilanci e andare a vedere cosa ci sia scritto nei bilanci, come si stavano gestendo i vostri soldi, tagliare tutto quello che non serve e fare due cose. Uno, abbattere il debito. Noi di solito ereditiamo comuni che sono i peggio messi d'Italia, quando veramente si tocca il fondo, quello è il momento in cui poi alla fine viene eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Da quel momento ci sono da debellare decine di milioni di euro o decine di miliardi di euro di debito pubblico, ma non è un problema perché vedete, siamo in una fase del paese in cui i nostri più grandi problemi, le nostre più grandi tragedie dal punto di vista sia economico che sociale sono, non mi fraintendete, anche le nostre più grandi opportunità. In Italia la corruzione ci costa 60 miliardi di euro all'anno, significa che potremmo avere un gettito fiscale, se combattiamo seriamente la corruzione, di almeno 15 miliardi. Pensate che quando si pagava l'IMU sulla prima casa a cifra totale, si pagavano 4, gli italiani in tutto mettevano insieme 4 o 5 miliardi di euro all'anno. Qui noi stiamo parlando che solo dalla lotta alla corruzione possiamo recuperare 15 miliardi di euro, che si possono investire in due cose. Prima di tutto abbassamento delle tasse per le piccole e medie imprese, il 95% delle nostre imprese in Italia sono piccole e medie, ma non si sa perché, ed è retorico, facciamo le leggi sempre e solo per quel 5% di grandi industrie o multinazionali che vengono qui, contro le quali io non ho nulla, sia chiaro, però se abbiamo un tessuto fatto da imprese con meno di 10 dipendenti, non ha alcun senso, sia in Europa e sia nel Parlamento italiano, promuovere leggi sullo schema di 500 o 600 dipendenti, perché se la maggior parte delle nostre imprese è fatta da meno di 10 dipendenti con una conduzione principalmente familiare e che si basa sulla qualità e sull'eccellenza, noi a quella che dovremmo dare una mano, e prima di tutto gli si dà una mano abbassando un po' la tassazione. Quello che vorremmo e che vogliamo fare, se doveste mandarci al governo, è un patto con i piccoli imprenditori italiani. Noi combattiamo la corruzione con una serie di strumenti che dopo vi dico, ma tutti quei soldi che recuperiamo li mettiamo in un fondo per l'abbassamento della tassazione, che permetterà di sbloccare nuovi posti di lavoro e permetterà di fare investimenti alle piccole e medie imprese. Prendi dai corrotti e dai a chi si è sempre comportato onestamente pagando le tasse per anni e anni, e diciamocelo pure, sentendosi anche un fesso, perché in questo paese il problema della percezione della corruzione è ancora più grave della corruzione stessa, perché esiste la corruzione, ma esiste la percezione della corruzione, che è quella cosa che quando vogliamo per esempio fare un certificato al comune e varchiamo la soglia del comune per avere quel certificato, la prima cosa che pensiamo è chissà adesso cosa mi diranno che non potrò fare questo certificato, oppure varchiamo la soglia di un ente pubblico dove stiamo andando a fare un concorso e siamo scoraggiati perché pensiamo che dietro a quel concorso chissà che cosa si stia muovendo, e poi molto
spesso grazie alle inchieste veniamo a sapere che qualcosa si sta muovendo e si è mosso dietro a quel concorso. Questo alimenta la percezione della corruzione, che ormai ci scoraggia e ormai ci fa percepire lo Stato come un nemico con il quale non vogliamo più avere niente a che fare. Ora, se per invertire questa tendenza, la prima cosa che dobbiamo fare è cominciare a mettere nelle istituzioni persone che comincino di nuovo a dare l'esempio. Ora, a Marino, io sono venuto col sindaco di Marino, qui c'è stato l'arresto del sindaco ed è caduta la giunta. Qui non so perché è caduta la giunta, ma quanto ho capito è caduta prima, per questioni di maggioranza. In generale, in Italia, oggi, abbiamo sempre di più comuni e amministrazioni che continuano ad amministrare la cosa pubblica come un bancomat. Prima ancora delle leggi anticorruzione, in questo paese abbiamo bisogno di amministratori che diano l'esempio. Ora, da noi non avete e non avrete un'esperienza ventennale in politica, è impossibile. Anche tra 20 anni non troverete uno del Movimento 5 Stelle che si è fatto 20 anni in politica, perché da noi c'è la regola dei 2 mandati e poi torni alla tua vita di prima. Invece avrete sicuramente da una parte l'entusiasmo, da un'altra parte il gioco di squadra e credo di poter dire la credibilità, perché i programmi anche qui saranno quasi tutti uguali. Io non voglio assolutamente svilire il lavoro che hanno fatto sul programma loro, ma nessun programma vi dirà mai che vuole aumentare le tasse, nessun programma vi dirà mai che vuole utilizzare il comune, nessun sindaco, candidato sindaco vi dirà voglio utilizzare il comune per dare appalti in somma urgenza ai miei amici che mi hanno finanziato la campagna elettorale, quindi appalti senza gara. Questo non sarà scritto mai nel programma. Quindi come facciamo a decidere quale debba essere il candidato da votare? Prima ancora del programma, prima ancora di ascoltarlo, prima ancora di vedere cosa ha da dire, noi dobbiamo andare a vedere la storia politica della forza politica con cui si presenta e la credibilità personale. Che cosa significa? Credibilità significa in politica fai quello che dici. Se sei uno che appartiene ad una forza politica che negli ultimi 10-20 anni ci ha detto sempre una cosa nei programmi e poi ne faceva un'altra, quei programmi non hanno più nessuna validità, non hanno più nessun significato, non ha neanche senso andarceli a leggere se abbiamo di fronte forze politiche che mentre ci dicevano di volerci aiutare hanno massacrato i nostri comuni di debiti o hanno tagliato i servizi sociali per alimentare i carrozzoni politici, le partecipate, le spese inutili. E guardate che non è una questione di incompetenza, è inutile che qui stiamo a parlare dell'incompetenza della classe politica. Io ho smesso di credere che siano degli incompetenti, non lo sono, loro sono semplicemente in malafede. Quando abbiamo di fronte una forza politica, un candidato che in campagna elettorale si fa finanziare la campagna elettorale dai soliti imprenditori locali, neanche imprenditori, perché ho molto rispetto agli imprenditori, ma c'è un'altra tipologia di quelli che hanno sempre campato in questo paese grazie a soldi pubblici e legge ad personam. Dall'Italia a scendere fino ai piccoli comuni hanno spolpato le grandi aziende di Stato, poi se le sono fatte dare in maniera privata stornando i debiti, hanno spolpato anche le good company di quello che gli davano senza debiti. Parlavo di Alitalia, ma potremmo parlare di tanti enti pubblici italiani e di tante realtà in cui la politica ha utilizzato come bancomat dei gioielli di Stato che avevamo per i nostri soldi. Ma qual è il punto che alimentavamo con i nostri soldi? Qual è il punto della credibilità in un paese come il nostro? È che se non sei libero, tu puoi scrivere il programma più bello del mondo, ma non lo potrai mai realizzare. Se a te in campagna elettorale ti hanno portato i voti quelle lobby o quelle persone il giorno dopo le elezioni verranno da te a chiederti di vincere quell'appalto, di vincere quell'appalto, di avere quell'affidamento, di farsi dare una concessione in comodato gratuito per 10 anni, di finanziare un'opera inutile. Perché si fanno le opere inutili in Italia se sono inutili? Si fanno opere per spendere soldi, non si spendono soldi per fare opere. E perché? Perché c'è da sdebitarsi, c'è qualcuno che si deve sdebitare per favori o voti ricevuti. Allora questo meccanismo lo dobbiamo rompere. E non siamo venuti a dirvi, guardate, noi siamo esseri superiori, avete di fronte un'altra razza superiore che viene da un altro pianeta, quindi state tranquilli perché siamo immuni da tutto questo. No, noi in questi anni, proprio perché conosciamo l'essere umano, conoscevamo anche le debolezze dell'essere umano, non abbiamo selezionato una razza superiore, abbiamo semplicemente introdotto qualche regola che al di là delle leggi tutti i partiti potrebbero
iniziare ad introdurre nei loro statuti e nei loro codici. Per esempio, da noi, se vieni condannato in primo grado, decadi da qualsiasi carica, ma se sei condannato non ti puoi neanche candidare. In altri partiti fa curriculum, più ne hai, più fai carriera. L'abbiamo visto, io vengo dalla regione Campania, dove c'è un governatore che tutti conoscerete grazie a delle bellissime imitazioni di Crozza. Vi assicuro che lui è anche meglio di Crozza, mi fa anche ridere, ma non ha alcun senso della cosa pubblica. Ha sfidato anche la legge Severino, si è candidato pur sapendo di dover decadere, poi alla fine sembra che in un'inchiesta abbia provato a corrompere il giudice per farsi bocciare e quindi annullare la decadenza. Questo poi lo dimostreranno i magistrati. Queste regole, come quella dei due mandati, da noi la regola dei due mandati serve prima di tutto a evitare che chi sta in politica pensi di poter fare politica tutta la vita, perché è quello che ci ha rovinato, il fatto che uno prendeva un incarico, magari al primo mandato era anche un bravo politico, poi ha cominciato a pensare, ma io sto bene su questa poltrona, ci voglio stare un altro mandato, poi un altro mandato, poi un altro mandato, e allora a un certo punto sganci il consenso dai voti, non te ne frega più del consenso, e cominci a cercare voti. I voti si possono fare in tanti modi, non sta a me dirlo, ci sono tanti sistemi che abbiamo visto in questi anni nelle mani della criminalità organizzata. Allora noi ci abbiamo messo un punto e abbiamo detto: due mandati e torni alla tua vita. Se sei stato bravo passerai alla storia, se non sei stato bravo è meglio lasciare il passo, perché le istituzioni servono per far star bene quelli che stanno fuori dalle istituzioni, non quelli che stanno dentro le istituzioni, e questo l'abbiamo un po' perso in questi anni.